La banda che telefona a casa, che i nostri cari Gavù incidenti colpisci ancora, mise per la terza volta che ricevo questi avvisi. Giovedì a Sveglia Trieste l'ennesima segnalazione di un nostro telespettatore di una tentata truffa dell'incidente. Sento il telefono e sento una voce come un muletto che mi dice: papà, 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 sono in caserma. Ma chi te son ti? Ma papà, sono in caserma. Nella stessa giornata il blitz dei carabinieri di Trieste, che sono riusciti a intercettare ed arrestare un 45enne che, individuati i suoi obiettivi fra gli anziani triestini, stava imperversando con tentativi a raffica nelle ultime settimane. L'uomo, proveniente da fuori regione, è stato notato da una pattuglia in Piazza Libertà. Il personaggio, denotando un certo nervosismo, non aveva saputo dare una giustificazione per la sua presenza in città. Nel frattempo la centrale della questura ha segnalato ai militari di aver ricevuto pochi istanti prima la denuncia di una truffa avvenuta nel rione di Roiano ai danni di una 95enne che, credendo al racconto di un sedicente avvocato che l'aveva contattata al telefono palesando gravi conseguenze penali per un parente coinvolto in un incidente stradale, aveva consegnato al suo dipendente, immediatamente inviato sul posto, un ammontare di circa 2.000 euro tra contanti e monili in oro. I carabinieri, perquisendo l'uomo in Piazza Libertà, lo hanno trovato in possesso dell'intera refurtiva sottratta con l'inganno all'anziana pensionata. Il 45enne è stato quindi arrestato d'intesa con il sostituto procuratore Matteo Tripani e condotto al carcere del Coroneo. È molto probabile che si tratti del responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nelle ultime settimane, rispetto ai quali gli uomini dell'arma stanno ancora svolgendo le indagini. Ecco il perché dell'importanza di segnalarli tempestivamente al 112 anche in caso di truffa sventata.